Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Noi abbiamo una sola occasione, è questa. Si dipinge l'Europa come un luogo nel quale veniamo a prendere i compiti da fare a casa, non è così. Noi vi mostreremo nei prossimi giorni tutte le classifiche su cui immaginiamo di recuperare delle posizioni, che vuol dire ragionevolmente in media 80 euro netti al mese. Non soltanto smentiamo i gufi. Viviamo questa campagna elettorale come deve essere vissuta, cioè come il derby tra rabbia e speranza. Una grande spinta a continuare nell'opera di cambiamento. Che è un risultato che dice che l'Italia si può cambiare. Ecco, il tempo delle mediazioni è terminato. Ci prendiamo, dopo i primi 100 giorni più o meno scoppiettanti, un arco di tempo di 1000 giorni. L'elemento della preferenza, noi non abbiamo paura delle preferenze. Se oggi l'Europa facesse un selfie, che immagine verrebbe fuori? Posso dirlo con estrema preoccupazione? Emergerebbe il volto della stanchezza. Tra i presenti alla cerimonia, il ministro dell'economia e delle... Scusi se la interrompo, ma siccome non vorrei che diventasse senatore il canguro, dichiaro chiusa la votazione, il Senato approva. Il gelato artigianale e non chiedo confezione. Oggi la CGIL ha deciso di andare all'attacco del governo. Il segretario Camusso ha detto: il governo ha in mente Margaret Thatcher quando si parla del lavoro. Se questo è un punto comune, che Dio lo benedica. No? Ecco perché ho detto ieri al presidente Obama che la coalizione internazionale potrà contare sul sostegno italiano. Sono 36 miliardi di euro di entrata e di uscita. Se le regioni vogliono incontrarci, ci siamo. Prima però di avere spese e pretese inizino a tagliare anche loro, a fare gli sforzi, perché qui le famiglie italiane gli sforzi li stanno facendo da anni. Vorremmo dirgli: stai sereno. Noi dobbiamo far sì che ci sia il contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma il posto fisso non c'è più. Devo dire al mio caro amico Matteo Renzi che non sono il presidente di una banda di burocrati. Sarà un'apertura a Forza Italia, già c'è Patto del Nazareno che scricchiola, almeno un'apertura fammela fare. Il altro che scricchiola. Io so che noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri. Il fatto che stiate perdendo pezzi ogni giorno non vi autorizza a interrompere le discussioni degli altri. Siamo solidali con voi e comprendiamo le vostre difficoltà. Lo ritengo un piccolo passo avanti per l'Italia, un grande passo avanti per l'Europa. Parole. Ciao ragazzi. Mi sento un po' come Al Pacino in ogni maledetta domenica. Chi di voi ha visto quell'immagine? Un coach che cerca di dire ai suoi che ce la possono fare. E per questi motivi la proposta che vogliamo formularvi è quella che riguarda Sergio Mattarella. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per il momento di fine della crisi, quando finalmente potrà tornare a mettersi la cravatta. Voglio utilizzare una espressione che viene dal mondo dell'agricoltura. Il 2015 per l'Italia è un anno Felix. Francamente, quando un anno fa, poco meno, 11 mesi fa, 10 mesi fa, abbiamo presentato decreto legge Poletti sul lavoro e disegno di legge, non avrei mai immaginato che nel giro di un anno saremmo arrivati a questo punto. E dire che io sono un ottimista. Ci sto male perché in gioco non è una riforma come le altre. Ma guardate, ne facciamo, siamo il governo delle riforme. Qualcuno dice ne stiamo facendo anche troppe. Io penso che il bello debba ancora venire.
Grazie.